Oggi volevo parlare della tragedia che è successa con Kobe Bryant, appunto, il cestista, il non calciatore. Appunto, che io voglio essere onesto, Franco, voglio essere onesto, perché io sono un dottore, sono il dottore di questa clinica, Franco, e voi non sapete neanche chi è Franco. Franco è il paziente che mi sta tenendo adesso la camera in mano. Io, Franco, voglio essere onesto con tutta franchezza. Io Kobe Bryant non sapevo nemmeno chi fosse fino a quando non è morto. Ho iniziato a conoscerlo da quando è morto. E non me ne vergogno della mia ignoranza, perché appunto chissà quanti altri campioni di migliaia di sport, di miliardi di sport che esistono, i campioni di scacchi, che io nemmeno conosco, quando moriranno, essendo che tutte le persone pecorone vanno lì a dire poverino, poverino, si crea il giro di pecore, e li conoscerò. Quindi devo aspettare che muoiano per conoscerli, perché le persone sono fatte così, idolatrano una persona solamente quando passa a miglior vita, anziché, dato che hanno l'indole di amare così tanto una persona, perché non la amano quando è ancora in vita? Punto di domanda. Io non seguo nessuno sport, a me non piace seguire nessuno sport, e penso che la maggior parte delle persone, perché mo i social sono invasi di Kobe Bryant, tanto di, senza mancare di rispetto a lui, ma non perché è morto, ma perché una persona è stata una persona. Io porto rispetto a tutte le persone in quanto persone, non in quanto uno è morto, in quanto uno è vivo. È perché se avete una tara mentale, se ragionate così, e voi ragionate così perché siete persone tarate mentalmente, allora vi serve questa clinica qua dove vi vengo ad aprire la zucca. Appunto, secondo me la maggior parte delle persone che mo fanno è stato il mio esempio di vita fin da quando ero bambino, nemmeno sapevano chi fosse. Cioè, io, a essere onesto, nemmeno l'avrei riconosciuto per strada se l'avessi visto, perché il nome Kobe Bryant già mi ronzava in, cioè l'avevo già sentito ovviamente, ma che ne so se un calciatore, se un baschettaro, appunto, un cestista. Beh, io sapevo che almeno faceva basket. Io non giocava basket. Forse avrei detto sì che faceva basket, perché Kobe già sa di basket, no? Kobe Bryant, però non sapevo dirti se era nero, se era bianco, se era alto, se era basso, no? Mi fosse passato davanti per strada, non l'avrei riconosciuto. Ma è come se vi dicessi, allora, Pudovskin, no? Conosci Pudovskin, Franco? È stato un regista, è stato un famosissimo regista. Perché non lo conosci? E perché tu, Luca, non lo conosci? Non conosce Kobe Bryant? Ma come fai? Ignorante! E tu conosci allora Jodorowsky? No, tanto per tirare nomi, no? Dato che io ho la passione per il cinema, non pretendo che voi sappiate i nomi di grandi registi. Avete mai visto un film di Lon Chaney? Oppure Fitzcarraldo con Klaus Kinski? No, ne dubito. Ebbene, ne dubito, ma non vi faccio la pappardella. Perché quando vi dico che non so chi è Kobe Bryant, nonostante sia stato il campione mondiale di basket, a me non me ne frega niente del basket, ok? Non me ne frega niente del calcio, ma non perché lo odio, perché non mi interessa. La vita è fatta di interessi, di cos'è? Franco, io ti spacco un manubrio in testa adesso, che te lo spacco in testa, vuol dire le persone inizieranno a pubblicare le tue foto nei social e dire poverino, poverino, diventi la persona più famosa al mondo. Vai. Perché è così che funziona, devi morire per diventare la celebrità. Lui era già una celebrità, ok? Ma adesso, persone che non lo calcolavano, hanno iniziato a calcolarlo, e mi chiedo perché. Che differenza c'è? È una cosa così naturale morire, che fosse come, sarebbe come, facendo il parallelismo, io vado a cagare e le persone mi mettono nei social: mi sono andato a cagare, Christian, di qua e di là, e lo fanno tutti i giorni, le persone tutti i giorni muoiono. Mi dispiace, certo, è ovvio, è stato un campione, condivido, massimo rispetto per tutti, ripeto, per chi è un barbone e per chi è un campione, ma non dovete fare la pappardella a chi non lo conosce, perché non potete pretendere che chiunque lo conosca, non dovete scandalizzare. Perché se no, vi ripeto, voi non avete mai visto un film di Pudovskin. Fuggia Pudovskin, no, il nome Pudovskin. Zedolf Pudovskin, la madre, il San Pietroburgo, no? Tu hai mai visto un film? No, Franco, ma che sto a chiedere a te, Franco, se hai mai visto un film di Pudovskin? Parlando appunto della cosa che è successa, della tragedia, non è morto solo lui, però la gente si caga solamente lui. Ebbene, a me dispiace, come al pari. Come mi può dispiacere della perdita di una persona, mi dispiace così come tutte le altre, perché ovviamente per me non vale un centesimo in più di un barbone per strada Kobe Bryant, di un barbone, sai, senza tetto, come si strappati, per me non vale mezzo centesimo in più. Proprio per me valgono tutte e due parità di cose, perché ovviamente non vale uno più dell'altro solamente perché ha raggiunto delle cose, meno. La vita qua, ragazzi, è un passatempo, dobbiamo passarlo a fare quello che vogliamo fare più nella nostra indole. Lui è una persona che ha fatto determinate cose, ha raggiunto i risultati secondo le sue credenze. Franco, se sei ancora fermo così, t'arriva un ceffone, te lo dico. Franco! Sei piazzato tu. Siamo? No, ti sei piazzato tu! Muoviamoci allora. Io non pretendo, perché io voglio, a me far fare questa cosa qua. Non mi si caga nessuno, a nessuno gliene frega, o se mi frega, appunto, buon per voi. Però a me piacciono le mangoste,
A me piace le manguste. Io non voglio che passi che mo sono... Perché ragazzi, non ce la faccio proprio a essere come voi. Non ce la faccio a fare il finto il buonista, no? Il mondo ha perso un pezzo di sé. Il mondo perde un pezzo di sé quando perde una formica, allora. Quando tu schiacci camminando, perché quando voi camminate schiacciate esseri viventi. Schiacciate particelle, schiacciate esseri, ok? Microbi, batteri che muoiono, che valgono tanto qua. Una formica vale tanto quanto Kobe Bryant. Non per me nella mia soggezione di essere umano, perché nella mia soggezione di essere umano, allora io voglio più bene, per me valgono di più i membri della mia famiglia, per esempio i miei amici. Ma bisogna vederlo da una concezione di vita. Non vale di più come Brian di un pezzo di cacca, ok? Un pezzo di cacca per terra che dentro c'hai i batteri che vivono. Non vale di più in una concezione di vita, perché è tutta vita. Tutta è vita. Poi stiamo noi tutto nella nostra vita, soggezione umana, che attribuiamo che lui vale di più perché ha raggiunto il risultato della NBA e tutte le cose di basket, così come Totti del Piero, che ne so, i calciatori. Tipo, vi faccio un esempio, a me un calciatore, ad esempio, che conosco dal nome ma che non saprei nemmeno riconoscere, Camoranesi, non so, l'ho sentito da bambino che lo nominavano sempre a scuola, non so se è ancora vivo o no, comunque non saprei neanche riconoscerlo per strada, però conosco il nome per sentito dire un po' come era appunto per Kobe. Io non valgo di più di una formica in senso di vita, poi per me io valgo di più di tutti, ma nella mia soggezione, gliene frega niente a nessuno, come gliene frega niente a nessuno della vostra soggezione. Quindi smettetela per favore di credere che valiamo più di quel che valiamo, perché in realtà era solo qua, valiamo solamente qua, perché poi in senso di vita valiamo tutti allo stesso modo, ovvero un cazzo. Siamo quindi tutti delle cacchine. Vieni, perché voglio elogiare il mio valore di essere umano facendo cosa? Tutto è vita, ragazzi. Cos'è? Tutto è vita. Chiamalo tutto è vita, sto video. Tutto è vita. Tu sei vita. No, Franco, vieni da più qua, perché adesso voglio farvi vedere un attimino, perché questa è una clinica. Questa è una clinica fino a prova contraria. Se avete modo di smentirlo, adesso Franco voglio vedere se sono bello. Abbassa un po' di più la camera perché devo vedere se sono bello. Se avete modo di smentirlo, venite a smentirmelo. Ok. Venite, se volete fare a botte, perché quello che ho detto va offeso. Spero vi abbia offeso. Io in un certo senso ci spero che vi abbia offeso, perché mi dà sempre più ragione che siete persone di basso intelletto. Ma ovviamente ho offeso tutti, ma meno male che vi ha scandalizzati ciò che dico. Ok? Perché siete persone che mancate di rispetto all'intelletto umano. Voi mancate proprio di rispetto, siete persone che lo abbassano. Ok? Allora ci sono a rialzarlo un po', mettendovi in palmo di mano, perché vi schiaccio, vi contatto. Oggi sono una mangusta di basilico di patate. Vieni più vicino, Franco, prima che si spacco il cranio. Ti spacco il cranio. Ti faccio vedere come le formiche si sbranano tutti i tuoi bricioli di budella. Perché tu mangiava le formiche? Cosa? Io? Tu mangiavi le formiche? Che sei cori che le mangiavo che sapeva di menta? Io una volta, ragazzi, in piscina. Che raffa Ma che raffa le mangiavi? Che raffa. Io, ragazzi, mangiavo le formiche in piscina e tipo una volta una sapeva di amaro e una volta una sapeva di menta. E allora lì mi è venuto il dubbio. Ma le formiche non è che sanno di amaro o di menta, sanno di quello su cui sono andate sopra. Quella di menta sarà stata su un ghiacciolo alla menta, e quella amara non voglio sapere dove è stata, perché aveva un gusto proprio amaro e non era caffè. Quindi, Franco, secondo te cos'era stato quel gusto? Cos'era quel gusto di brodo di sugo? Fai vedere da più lontano, Franco, per favore, cosa so fare. Adesso io mostro le mie capacità. Innanzitutto le gambe. Innanzitutto bisogna mostrare le gambe. In primis. No, perché in primis bisogna mostrare le gambe. In secondis. Secondo me anche le formiche in realtà praticano sport, fanno. Però che ne sa, fanno calisthenics. Ma non la nostra concezione di sport, non è che si possono mettere in verticale. Magari per una formica abile, cioè tipo fare il giro così a quattro zampe, no? Noi le vediamo da fuori, vediamo che fanno le loro cose, e noi visti da fuori siamo noi che facciamo le nostre cose, ma nessuno si fila. Quindi, ecco, vi faccio vedere come mi faccio non filare. Io mi diverto a passare la vita a fare queste stronzate qua in verticale. Vedete? Che non servono a niente. Non servono a niente, sono cose che non portano da nessuna parte, sono fini a se stesse. E prima o poi morirò, ma almeno ho fatto quello che mi è piaciuto. E così dovete fare. Ma non dovete credere che state salvando il mondo, che state dando un qualcosa all'umanità, perché non state dando niente a nessuno, ok? Che sia ben chiaro il concetto. Io vi saluto. Spero che adesso mi odierete ancora di più, perché di sicuro, perché quando si tratta di questi argomenti, no, se non ti metti a dire come tutti i pecoroni che abbiamo perso un grosso pezzo d'umanità, è stato un mito, mettere la frase poi di citazione, che ad esempio una frase che ha detto a caso, no? Trovi una a caso, la metti lì, scrivi la passione per lo sport è tutto quello che abbiamo, bla 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 bla. Ragazzi, siete persone pallose, siete due palle, siete tutti uguali, siete delle fotocopie di persona. Tu ne pigli uno, pam, stampato uguale a un altro. Avete i pensieri che non sono i vostri,
li utilizzate a seconda di come va la corrente, a seconda di quello che è opportuno dire o quello che è opportuno non dire. Non ragionate se volete dirlo, se lo pensate davvero così, o se semplicemente siete ignoranti come me, che io vado fiero della mia ignoranza, perché ci fa capire che tutti siamo ignoranti in ogni cosa. Ok? Chi si interessa al basket avrà conosciuto quell'argomento. Io mi interesso di altre cose, di cinema, ma non vi faccio fare la storia, non vi do una colpa. Siete ignoranti, siete delle persone profondamente ignoranti, ma chi se ne frega, meno male che è così, perché tutti siamo ignoranti tutto. Adesso Franco ti faccio vedere un attimo come sei brutto. Guardate che sì. Pigiama che ha Franco. Franco è malmesso in tutte le cose che ha. Franco è una persona malmessa e la malmessione per eccellenza. Quindi ragazzi, adesso io ripeto, tanto per concludere, mi dispiace per la perdita di un altro essere vivente, tanto quanto mi dispiace per la perdita di un altro essere vivente qualsiasi che in questo momento sta perdendo la vita, perché di sicuro ce ne sarà. Tutti hanno lo stesso valore, nessuno vale più di un altro. Se pensate che qualcuno valga più di un altro, siete delle persone tarate qua in testa. E tutta poi nella vostra soggezione è ovvio che vogliate bene a uno piuttosto che a un altro, perché uno è Federico, il mio amico, e l'altra è Luigiana, la Silvana. Chi ti ha dato il permesso di stoppare? È stoppato. Stavo per stoppare. Ma perché? Cos'è che ti ha fatto premere? Cioè, premi il bottone adesso. Franco sta per premere il bottone, quindi il video sta per finire.